Sciopero generale nazionale dei lavoratori del settore elettricità, gas, acqua e rifiuti. Anche a Torino hanno manifestato Filctem, Flaei, Femca e Wiltech contro i problemi conseguenti all'applicazione dell'articolo 177 del codice degli appalti. Laura De Donato. Elettricità, gas, acqua, rifiuti. Aziende e lavoratori dei servizi essenziali al pubblico scioperano in tutta Italia contro l'articolo 177 del codice degli appalti, che dopo 4 anni di rinvii entrerebbe in vigore a gennaio, obbligando le aziende concessionarie a cedere l'80% dell'attività a chi vincerà le gare di appalto non ancora bandite. Obbligare per legge le aziende che operano in regime già di concorrenza liberalizzata, obbligarle per legge, ripeto, a dare l'80% delle proprie concessioni a terzi, secondo noi è un abominio. Ne andrebbe del servizio reso alla clientela e ne andrebbe della qualità e della quantità del posto di lavoro nel nostro settore. L'articolo recepisce una direttiva europea contro la corruzione negli appalti pubblici, ma secondo i lavoratori in questa forma rischierebbe l'effetto opposto. Ha solo centralizzato i servizi, ha solo obbliga le aziende a terziarizzare l'80% del servizio, ma non tiene conto della qualità, delle tutele e di quello che sono i contratti applicati in settori strategici. I cittadini chiedono di pagare di meno e le società chiedono di pagare di meno, ma lo sappiamo benissimo che se non paghiamo il giusto il servizio non può essere dato come si deve, perciò questo spezzettamento e le cose che vengono fatte sono legate al risparmio.